Ciao amici, oggi vi presentiamo la nostra scatola magica delle fasi lunari. Per prima cosa abbiamo preso una scatola delle scarpe che abbiamo pitturato di blu, sia fuori che dentro. Con l'aiuto dei nostri genitori abbiamo aperto delle finestre, tre sul lato lungo e una sul lato corto. Oltre alla scatola abbiamo preso del didò, uno stuzzicadenti e una pallina di polistirolo e anche una luce. Se preferite potete usare una torcia. E ora procediamo. Apriamo la scatola. Posizioniamo il didò al centro. Lo stuzzicadenti. E la pallina di polistirolo. Questa è la nostra luna. Adesso rimettiamo il coperchio. Ora chiudiamo le finestrelle. Posizioniamo la nostra luce che rappresenterà il sole. E l'accendiamo. Adesso amici, che cosa dobbiamo fare? Non ci resta che guardare dentro ogni finestrella e scoprire le varie fasi lunari. Iniziamo dalla prima fase, la luna piena. Come vedete la luna è completamente illuminata. Adesso procediamo ad aprire le altre finestrelle. Da questa finestrella si vede che la luna comincia piano piano a calare. Adesso procediamo aprendo un'altra finestra. Osserviamo come la luna appare illuminata a metà. Adesso apriamo l'ultima finestrella del primo lato lungo. Da questa finestrella si vede l'ultima fase calante. La luna è illuminata alla forma di C. Ora apriamo la finestrella del lato corto. Questa è la fase della luna nuova ed è completamente oscurata. Adesso procediamo ad aprire le altre finestrelle. Da questa finestra vediamo solamente uno spicchio illuminato. Adesso procediamo aprendo un'altra finestra. Come vedete la luna è mezza illuminata. Ora apriamo l'ultima finestrella del lato crescente. Come vedete la luna sta terminando la fase crescente ed è quasi completamente tutta illuminata. Adesso il ciclo ricomincia con la luna piena. Alla fine abbiamo attaccato dei foglietti su ogni finestrella. Che mostrano come si vede la luna dalle finestre. Se vi è piaciuto questo video, allora farete anche voi la scatola magica delle fasi lunari. Ciao a tutti amici! Ciao a tutti!